Ecco, buongiorno, buon pomeriggio. Parleremo di clima, l'estate sta finendo, che autunno sarà con il meteorologo, il colonnello Mario Giuliacci, con il nostro Tiziano Papagni in collegamento. Restate con noi per essere aggiornati. Eccoci in studio, buon pomeriggio colonnello e grazie di essere qui, buon pomeriggio Tiziano. Buon pomeriggio. Insomma, oggi una giornata caldissima qui, voi che siete al nord invece, insomma, che tempo avete? Com'è il clima? Beh, diciamo che le temperature sono quasi punte sopra media. Noi abbiamo il sole. Appunto, sono comunque sopra media, non c'è dubbio, perché siamo ancora all'interno di questa ondata di caldo che comunque non ha superato il valore di 35 gradi, quindi non sono stati raggiunti quei 40 gradi che qualcuno ci aveva promesso, no? Da qualche giorno. Quindi saranno ondate di caldo, certo, le sopra della media. Questa ondata di caldo grosso modo terminerà intorno al 17-18 su gran parte d'Italia, poi intorno al 19-20 ci sarà una brusca caduta delle temperature, arrivano le piogge, soprattutto al nord, una fase decisamente autunnale, soprattutto al centro-nord, marginalmente al sud. Quindi veramente un pizzico di autunno. Io l'ultima volta che l'ho sentito, colonnello, insomma, lei annunciava con 15 giorni di anticipo, insomma, la burrasca che poi c'è stata sulla Lombardia con i tanti danni. E quindi mi fido, insomma, delle sue previsioni, al di là, insomma, delle tante polemiche che poi in questo settore noi seguiamo. Ecco perché poi contattiamo il colonnello Giuliacci, un aggancio attraverso il nostro Tiziano Papagni, che ringraziamo e quindi nei prossimi 10 giorni possiamo stare tranquilli. Quando arriverà la pioggia, secondo lei? Nei prossimi 10 giorni possiamo stare tranquilli fino intorno al 19-20. Poi attenzione perché a partire dal 20 e il 21 ci sarà una fase piovosa intensa al centro-nord con fenomeni anche forti sul nord Italia. Ma come sempre capita, dopo un'ondata di caldo, il primo spiffero di aria più fredda che arriva dall'Atlantico innesca una miccia, no? Che dà luogo a temporali piuttosto violente. Non ovunque, ovviamente, qua e là, qualche temporale anche violento. E questo lo dobbiamo mettere nel conto. Ognuno di noi si augura che non capiti nel proprio giardino, però così sarà. So. Allora, Tiziano, io non so se tu sei ancora in vacanza, Quindi, sei tornato a casa, sei tornato a casa o sei ancora in vacanze? no, sono tornato a casa. Sei Sì. tornato e sei operativo. Insomma, qui fa molto caldo, insomma, ancora si va in Sì, barca, ancora si va esatto. in spiaggia, e quindi nei prossimi 10 giorni accadrà prima al nord, ma poi ovviamente si trasferirà anche qui al sud. Possiamo dire che l'estate sta finendo, colonnello? Sì, sta finendo nel senso che ogni un verso o l'altro finisce se, siccome le temperature si porteranno sotto zero, anche se arrivasse l'anticiclone africano alla fine di settembre, no? Ormai le giornate si accorciano, la quantità di luce che emette il sole in questo periodo dell'anno
la quantità di calore raccolto dal sole diminuisce giorno dopo giorno, quindi resta impossibile che raggiungiamo i 30 gradi se non per un giorno, ecco, voglio dire. Quindi senz'altro il temperatura è 20 gradi più vicino a 25, no? E quindi diciamo fine del caldo, se per caldo intendiamo valori oltre il 30 gradi. Colonnello, Tiziano, faccio io un poco da e ti ringrazio per la presenza e per il sostegno e per l'organizzazione di questi servizi che fai per noi. Seguite Tiziano Papagni, che è la nostra voce dal nord, che racconta la cronaca e racconta tante cose. Siamo orgogliosi di averlo con noi. Allora, colonnello, insomma, possiamo dire che insomma l'autunno è alle porte, però io vorrei un bilancio su quello che è stato invece il clima. Secondo lei nella norma o ci sono stati dei cambiamenti? Analizziamo quello che già è successo. Beh, diciamo, innanzitutto abbiamo avuto due eventi di rilievo a partire da gennaio. Prima, la siccità che è finita ad aprile, non dimentichiamo quel po', sembrava un rigagnolo di... più che il più grande nostro fiume. Poi da maggio è cominciato qua a piovere, però in estate abbiamo pagato, come ormai gli ultimi 2 o 3 anni, abbiamo pagato la calura intensa che abbiamo. Non credo che sia stata una calura intensa per il nord, nemmeno per il centro, ma per il sud senz'altro, perché fino adesso, l'anno passato, io ricordo che con Pai su 40 località che prendo come riferimento, 13 città che avevano superato i 40 gradi, no? 13 città. Da quest'anno ne abbiamo avuti una quarantina che hanno superato i 40 gradi, non so se mi spiego. Quindi per il sud, senz'altro, sud in particolare Sardegna e Sicilia, soprattutto luglio, è stato un luglio, direi, da record, senz'altro. Poi facendo la media, sa, come Polo alla Terelussa, tra nord e centro e sud, magari viene fuori che non è vero che sarà l'estate più record, no? Non lo so, adesso dico a priori, ma senz'altro la seconda sarà, no? Questo lo dico, ancora non sappiamo, non dimentichiamo che giugno è partito la chetichella, un po' fresco, un po' temporale. All'aria limpida, diciamo, no? Poi luglio è stato caldissimo, agosto sì, molto caldo, quindi siccome l'estate va dal 1 giugno al 31 agosto, quella l'estate climatica, facendo la media, giugno un po' fresco, luglio caldissimo, agosto caldissimo, magari viene fuori che non battiamo il record famoso del 2003, ancora di 2003, sì. Allora, ma la meteorologia è una scienza esatta, colonnello? Non lo è, perché è una scienza probabilistica. Io ti posso dire che domani c'è probabilità, non l'aggiungo per non annoiare, una probabilità di un 95% perché sia vero questo. E sa perché lo dico? Perché anche tra 1 milione di anni le previsioni del tempo si chiameranno previsione del tempo. Perché? Adesso vado, non dico il perché. Perché per prevedere con esattezza il tempo che farà, occorrerebbe conoscere in questo momento, in tutto il globo, la posizione e la velocità di tutte le molecole dell'atmosfera. È possibile poterlo fare oggi? No. È possibile farlo nel futuro? No. Ma ammesso che nel futuro lo si possa fare, immagini che osservazione delle ore 00. Tutta l'atmosfera è stata fotografata con tutte le molecole a posto, eccetera. C'è una farfalla che si solleva in volo, con le sue alette crea un vorticino, il quale a sua volta fa sì che nascono quei mulinelli di polvere agli angoli degli edifici, no? Ma quei mulinelli di polvere spesso sono l'anticamera delle termiche, quelle che sfruttano il volo velistico, ma le termiche spesso si trasformano anche in temporali. Ma il temporale è una cosa così seria che va a disturbare le correnti che fanno il giro del mondo. Quindi un temporale a Milano, le correnti disturbate arrivano in Giappone in maniera diversa di quello che non sarebbe stato se la farfalla non si fosse sollevata in volo, ed hanno luogo. Siamo troppe variabili, colonnello, no? Possiamo dire così, troppe variabili per avere una scelta esatta. No, per dire che le previsioni del tempo si chiameranno previsioni del tempo anche tra 1 milione di anni. È certo, solo per così. Io mi ricordo,
preparato qualcosa o ho già chiesto tutto io? Sì, avevo preparato una domanda. Ecco, colonnello, ma questo autunno noi lo vedremo, come per dire, molto freddo o comunque sopportabile, perché insomma, umido o Che comunque autunno sarà? soleggiato. Ecco, in sintesi, la domanda cardine, che autunno sarà? Partiamo dal presupposto che tutti i mesi autunnali, cioè tutti i mesi d'autunno degli ultimi 20 anni sono stati più caldi della media, via via in crescita, nel senso che quelli degli ultimi 5 anni decisamente più caldi e meno piovose, ovviamente. L'autunno dovrebbe essere la stagione più piovosa. Ricordatevi, forse ricorderete ancora quando settembre già scatenava le prime grandi alluvioni, pensate quelle sulla Liguria, sono quasi tutte avvenute in settembre, no? Invece questo non avviene più, per fortuna alluvioni, però piove di meno, piove con ritardo, le prime vere piogge autunnali incominciano a comparire dopo la metà di ottobre, no? I primi freddi una volta arrivavano già a ottobre, adesso tocca aspettare la seconda metà di novembre. Le prime nevicate fino a quote basse una volta avvenivano già a fine ottobre, adesso tocca aspettare fine novembre o i primi di dicembre. Questa è un po' l'evoluzione dell'autunno, probabilmente sarà entro questi termini. Ecco, Allora quindi meno umido, diciamo, ecco. meno umido, nel senso piove di meno, però più caldo e meno piovoso, no? E meno nevoso. Allora, perché Esatto. alcuni gridano alla catastrofe climatica, in tutto il nostro mondo? Quanto c'è di vero in questo? Beh, siccome non c'è dubbio che tutto quello che abbiamo visto negli ultimi anni è stato su valori estremi, no? Ricordiamo quanti valori di 40 gradi, quello che è successo nella Romagna, no? Voglio dire, la neve che quasi non c'è più sulle Alpi per tutto l'inverno, quindi eccetera, eccetera, tutti i fenomeni che ci colpiscono. Beh, questo non. Purtroppo è destinato a peggiorare perché ogni giorno noi immettiamo più anidride carbonica di quanto non ne ammettessimo un anno fa, non so se mi spiego. E Quindi quindi il messaggio che dobbiamo consegnare è consumiamo meno anidride carbonica, noi mettiamo meno anidride carbonica in circolo. no? I programmi delle energie rinnovabili servono a decarbonizzare, cioè e immettere nell'atmosfera l'anidride carbonica, no? D'accordo. E allora perché, soprattutto nel sud Italia, con le energie rinnovabili siamo così in ritardo? Certo, è ovvio, però bisogna vedere se siamo in ritardo, capisce? Perché il peak oil, cioè il massimo consumo del petrolio, arriverà tra il 2025 e il 2030, come dire che fino al 2025-2030 noi seguiremo a consumare ogni anno più petrolio e più gas e combustibile di quanto non ne consumassimo l'anno prima, no? Quindi anche il gas serra dell'anidride carbonica aumenterà di anno in anno, no? Ancora più, no? Quest'anno abbiamo messo 30 milioni di tonnellate, il prossimo anno 32, l'anno successivo 3, non so se hai E capito. poi cominceremo a scendere con l'utilizzo delle rinnovabili. Bisogna vedere se faremo tempo a scendere. Perché Okay. Allora, io penso che abbiamo detto tutto, insomma, se ne sa un po' di più, comincerà a piovere probabilmente a metà ottobre, come dice il colonnello Giuliacci, io me ne lego sempre al dito. Le sue 19 dichiarazioni che sono sempre confermate, poi da le sue previsioni confermate, che quindi il colonnello rimane una certezza nel campo della meteorologia. Grazie Tiziano, grazie colonnello, per seguire sul mare di Grazie colonnello, grazie direttore. Ok, grazie Tiziano. Buon pomeriggio a tutti. Arrivederci. Grazie a te.